Pesissimo! Io pensavo che era un criceto. Oh, cazzo, cosa qua? Sai che se la prendi al portachiavi questa, non le perderai mai più le chiavi. Non te le metti più in tasca, ma non le perderai mai più. Pesissimo. Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi. Buongiorno. Sono qui con Gu e con P. Morti. Morti. No, ci sono appena svegliati, ma sono morti. Porca perché vacca. Sì. E niente, siamo qui per un altro video assaggio. E sempre video assaggi di Pippo Pipo. Sarebbe la box di novembre, però dettagli, siamo solo a gennaio, alla fine di gennaio. Tanto non c'è niente di scaduto e quindi assaggiamo la roba di Pippo Pipo. E dov'è la roba di Pippo? E qui. Oh, ok. Caso, si scegli a caso. Non guardare. Patatonze. Patatine Yokohama, c'è un bel orsetto che gioca a baseball. Guardate che carino. Ma guarda che sono lo scattatore ufficiale. Ah giusto, lo scattatore. Lui è lo scattatore e il mangiatore. Lo spacchettatore ufficiale. È il mangiatore ufficiale. Sì, lui è tutto. Fa tutto lui. Possiamo anche andare via. Andiamo via. Andate a quella rotta, già sono piccola, smettiti da quella rotta. Oh, sono minuscola. Sono minuscola, cioè mi devo mangiarci 100. Perché i giapponesi sentite sono che profumo. Piccoli. Allora, sono non Pringles. Allora, almeno Pringles. Ah. Mmm, oddio. Bisogna mangiarne tre per sentire il sapore bene. Oh no. Sono buonissime. A che gusto sono? Mio Pringles. Sembrano Pringles ma sono più saporite. Molto buono. 8. 8. Cos'è? Oh, ok. 8. Buono. Siamo d'accordo. D'accordo. Molto buone. Che carini! Non li avevo visti! Aspetta, fammi vedere. Sono gli Tsum Tsum. Gli Tsum Tsum sono le versioni pucciosine dei personaggi Disney. E sono bellissimi. Ma sono caramelle, mangiamole alla fine. Oh, un panda. Oh, non mi ispira per niente la cosa. Sono? Ci sono, cioè, i semini di sesamo. Buoni. Sì, ma sì, ma cioè sono dadi. Guarda anche qua. Io pensavo che erano dadi. Ok, non mi ispira molto la cosa. Qua assaggiamo. Apricchia. Ed è capitato il panda. Beh no, più o meno. Quale vuoi? Quello nero o quello blu? O quello bianco? Devo vedere le immagini. Sono tagliate, le immagini sono qua. Dammi quello. Non lo so, è uguale, ne pesco uno a caso. Nero. Quello bianco. Io ho molta paura. Sì, anch'io. Vediamo un po'. Foil. No, le patatine erano buone, ti lasciano un sapore atomico in bocca. Però sono troppo piccolo. Proviamo? Ma sono grigie. Sono odorissime dentro. A coia. Che colo. Basta, mangio intero. Ma intorno è cioccolato. Ma come masticare dentro? Ma non è la cerve. Non sono malaccio, eh. No, non sono male. Sono i cioccolatini in sé. Non capisco cosa c'è dentro, ma non sono male. No. È molto gelatinoso e duro quello che c'è dentro. Ma si mangia quello dentro? Certo. Ah. Non è male, no. No, mangi solo quello intorno. Ma è sulla chewing-gum? No. 6. Sì, 6. Non è male. Buoni questi. Roba al formaggio. Io questi li avevo assaggiati all'avocado e erano buoni. Questi sono al formaggio. Alla birra? No, non c'è la birra. No, forse sono buoni, sì, sono dei buoni, sono dei salatini da mangiare con la birra. Non abbiamo birra. Peccato. Dai che devo dare impressione. Avranno un odore atomico, immagino. Aiuto! Troppo formaggio. Hanno anche la forma di formaggio. Ne volevi prendere un po'? Sono, ma c'hanno diverse. No, non è vero, sono tutti uguali. Dietro sono bucherellati. Assaggiare uno. Buonino. Molto formaggiosi. Buoni però. Non mi piace. No? No. A me piace il formaggio. Che formaggio è però? È il cheddar. 7.5. Che? 7.5. Non sono male, 6. No! Oh! No, aspetta. È salsiccia? Sembra un gambero salsiccia, cos'è? Sembra sushi. No, non è sushi. No, odio il sushi. Ma non è sushi, non so che cosa sia. È enorme! È la galletta. Ma è enorme! Fa vedere. Sì, vabbè, non esageriamo.
Non è che le prende un pezzo, lo morde. Lo morde lui. Ora fa danni, ora fa danni. Metà per lui e metà per noi, no? Sì, giusto. Buono. Sembra un maibo. È un po' piccante, però. Non so assolutamente definire il gusto, però è buono. Buonissimo, questo qua è buonissimo. Non sei neanche mangiato metà. Devo ripeto, io quando devo dare un voto una cosa, devo assaggiare. E quindi dobbiamo mangiare nemmeno noi. Sì. Ma baffa un brodo. Sa di pesce, non so quale pesce, ma sa di pesce. Però davvero? Sì, però è gustoso, cioè è bello salatino. Peccato che è un po' piccante. Secondo me è tipo salmone. No. No, il salmone non c'è gusto. No. Granchio? Granchio, forse granchio. Granchio gambero. 8. Anche io. Se no fosse piccante anche di più. A questo barattolino è scritto a parte in cinese tutto. A parte non già. Non è cinese, è giapponese. Vabbè, a parte già gabi. Già gabi. Però sembra buona roba salata, aromatizzata. Voglio fare dire anche io. Burro, panna e miele sembra. Effettivamente sì. Beh, mi ispira molto la cosa e quindi no, adesso la assaggiamo. Vai, apritore, spacchettatore, scoperchiatore. Basta. Sono proprio patatine. Non si capisce. No, all'inizio sembra che abbiano un forte gusto un po' dolciastro, poi il gusto se ne va. Sono buone però. Sì, mangiabili. Molto mangiabiline. Ma tu ti mangi tutto. Nel... La prima sembrava più schifosa. 7,5. Anche questo è formaggio e verdurine tipo. 7,5. 7,5. 7,5. Ce la faremo da oggi siamo molto diverso. D'accordo, meglio. Ogni tanto succede. Prima abbiamo dato un voto diverso, lui non piacevano quello al formaggio. Questi sono pesissimi. Cos'è? Bellissimo! Ma c'è una patata sopra. Sì. Sì, con gli occhi. Sì, c'è una patata con gli occhi e sembrano... Boh, una roba a patata. Sembrano i prezzi. No, giura. I prezzi che sarebbero i pochi senza glassa. Sono intelligentissimi. Sì, eh? Sì. Cos'è che hai detto? I pocket senza, senza glassa? I pochi. Ah, non so cosa sono i pochi, quindi... I mica. No! L'ho aperto io. Gli ho fregato il lavoro. Non sei più lo spacchettatore. È uno spacchettatore. Prendi le due. No, uno. Ok, con uno non sento sapore. Neanche con due. Sì, effettivamente. Non mangiare dei grissini. È vero. Dei bastoncini che stanno di patate. Neanche. No, sembrano dei grissini minimamente salati. Questi sono anche quelli bucati. Ovvero, dentro sono bucati. Carina la confezione, ma non sanno quasi niente. 5,5. 5. Sì, 5. 7. Non sa di niente. A me piaccio. Bravo. Tu che cedi qualcosa di salato a qualcun altro, oh mio Dio, domani viene il diluvio universale. Questo non penso sia da mangiare. Oh, arigato. È un regalo. Ma è da mangiare? No, è un fiocchettino, direi, se riesco ad aprirlo. Questo mi ispira un casino. Sono patatine alla patata dolce, sono viola. Oh. Cosa guardate che carino, nell'elastico per capelli con il fiocco, me lo metto qui. Ah, queste sono patatine alla patata dolce. Sì, sì, sweet potato, sono viola. Viola. Le patate dolci sono viola, l'hai fatto vedere? Sì, l'ho fatto vedere. E sono blu. Viola e blu. Ma questo pacchettino è bellissimo, c'è il fiocco rosa davanti e dietro il pizzo, cioè è epico. E c'è scritto arigato. Arigato. Arigato cosa sarebbe? Grazie. Vecchio, almeno quello, cioè quello lo so anch'io. Sono viola? Sì. Sono davvero viola. Sono viola. Il 3 lui ne mangia, vabbè. Sono dolci. No. Mangiabile. Sembra rapa. Due. E ci rimani male però, perché pensi che sia un altro sapore. Due. Molto un altro sapore. 4, sono buona. 4. I snack koala. Allora, aspetta. Tu li fai vedere, secondo me, in una posizione in cui non si vedono bene. Oh, sono che carini. Schifo. Cavolo, non distruggere il pacchettino che è carino. No. Snack koala. Questi sembrerebbero che ha... No, aspetta. Penso che abbiano il biscotto intorno al cioccolato e dentro alla crema panna. Ah sì, panna, perché c'è il disegnino del koala con la cioccolata in tazza con la panna sopra. Quindi cioccolato e panna.
Ma perché devono mettere una confezione dentro una confezione? Sono giapponesi. L'odore respiro. Buono, pannoso l'odore. Adesso devo prendere la 5. 20 miliardi. 5. Ma sembra uno dei cuscinetti. Hanno tutti i disegni diversi, tanto non si vederanno proprio mai, non però si vabbè. Vederanno. Vederanno. Come sì. Le Clio make up, così. No, ne mangiamo un'altra. Perché sento un retrogusto di menta? Pesissimo! C'è il retrogusto di menta. Ma tu l'hai assaggiato? Sì, ma non mi è piaciuto subito, l'ho dato indietro. No, mi hanno deluso. No, sono buono. Mi sembra che ho sentito un retrogusto di menta io. No, non c'è il retrogusto di menta. Un po' ho sentito anch'io. No, forse, forse cambia da biscotto a biscotto. No. No? No? Tutti uguali. 6. 5. 8. Mi piacciono. Madonna, cioè...